Io credo che con i risultati con cui ci presentiamo e con l'unitarietà con cui ci presentiamo per la prima volta, credo che non sia possibile non fare strike e quindi conquistare sia il comune e la provincia. Siamo i più forti in termini di candidati e lo siamo in termini di liste di sostegno. Con il federalismo ha detto saremo più forti. Noi abbiamo tutti i numeri e i parametri di riferimento rispetto a quello che deve svolgere un'amministrazione comunale, provinciale o regionale nettamente al di sotto delle medie e quindi saremo nettamente al di sotto di quelli che saranno i costi standard. Per cui se una cosa a livello nazionale costa 10 e noi siamo in grado di farla a 70, quei 30 euro saranno un vantaggio per le nostre amministrazioni che si tradurranno o in una riduzione delle tasse o in un aumento dei servizi. La situazione drammatica della Valle Siriana. Quali alternative, ma soprattutto cosa poter fare per la popolazione e per chi oggi non ha più lavoro? Ricreare quelle condizioni per poter attrarre il lavoro. La nostra politica è sempre stata una politica contro le esternalizzazioni e quindi il portare nei paesi a più basso costo di manodopera le proprie imprese, determinando quella disoccupazione di cui purtroppo siamo a fronte oggi. Abbiamo la convinzione che con le risorse che deriveranno dal federalismo fiscale si possano realizzare quelle infrastrutture che renderanno attraente la nostra provincia per nuovi insediamenti lavorativi. Perché ha condiviso la scelta e continua ad appoggiare questi due candidati, Pirovano e Tentorio. Ma sono due pezzi da 90 della storia del comune e della provincia. Io ho conosciuto Tentorio nel 90 come consigliere comunale e già lo era e ha dato prova sia della sua capacità in opposizione sia della sua capacità in amministrazione quando fu vice sindaco del sindaco Veneziani. L'onorevole Pirovano non lo scopriamo oggi, un sindaco indimenticato di Caravaggio, forte di questa esperienza amministrativa e della conoscenza della macchina politica romana, avendo fatto anche il capogruppo, persona che saprà amministrare da una parte e saper bussare alle porte giuste perché Bergamo abbia quello che si merita.